Un'opinione antica vuole che l'uomo si distingua dall'animale per il pensiero. Accettiamola per vera anche noi. Ciò che l'uomo ha di più nobile in confronto all'animale lo ha grazie al pensiero. Tutto ciò che è umano, comunque appaia, è umano soltanto perché vi opera e vi ha operato il pensiero. Ma sebbene il pensiero sia in tal modo l'essenziale, il sostanziale, la sua attività si rivolge ad oggetti disparati. Esso però deve essere considerato come la cosa più alta non già quando si rivolge ad altre cose, ma soltanto quando, occupato esclusivamente di sé, dell'oggetto fra tutti il più nobile, cerca e trova se stesso. La storia a cui ci accingiamo è quella del pensiero che trova se stesso. E il pensiero trova se stesso soltanto in quanto crea se stesso. Anzi, esiste ed è attivo soltanto in quanto si trova. Siffatti ritrovamenti sono le filosofie. E la serie di queste scoperte, che costituisce il processo attraverso il quale il pensiero scopre se stesso, è l'opera di 2 millenni e mezzo. La stessa parola filosofia ha una lunga storia. In verità, nell'uso comune della lingua greca, questa parola esprime soltanto l'interesse teoretico, quell'interesse cioè che non tiene conto dell'utilità e dell'uso di qualcosa. Con questo significato la parola è rimasta viva nella storia occidentale fino al XVIII secolo. Lo stesso Newton ha intitolato il suo capolavoro di fisica Philosophia Naturalis, intendendo però con questa espressione la fisica e non ciò che chiamiamo filosofia. La questione è pertanto, quando e perché filosofia e scienza si sono così differenziate l'una dall'altra? Questa è una problematica che implica raccontare gli inizi della cultura occidentale. Quando ha luogo, allora, il differenziarsi tra scienza e filosofia? Sì. Questa è precisamente la domanda dinanzi alla quale si videro posti i greci, e in definitiva non soltanto loro, ma anche la cultura moderna. È indubbio, nella storia dell'umanità ci sono state molte grandi culture. L'Egitto, Babilonia, la Siria, l'India, l'Estremo Oriente, la Cina e il Giappone hanno prodotto grandi culture, ma nessuna di loro ha sviluppato il tema della scienza, di quella scienza inizialmente intesa come il sapere del tutto e per questo concepita come filosofia. È infatti non facile da definire, perché se noi definiamo un'altra scienza, mettiamo la biologia, possiamo definirla con riguardo all'oggetto col quale tratta. La biologia è la scienza della vita, la musicologia è la scienza della musica, eccetera, eccetera. Ora, la filosofia, da una parte, è meno delle altre scienze, in quanto non tratta con la stessa profondità e con la stessa precisione delle singole sfere del mondo umano. D'altra parte anche di più, perché tratta di tutti. Tratta
del rapporto delle singole parti della nostra esperienza con il tutto. La filosofia è la scienza che tenta di dare una posizione sistematica alle varie esperienze della nostra vita e alle varie conoscenze che noi sviluppiamo nelle scienze nell'ambito di un sistema integrale. La filosofia in questo senso è la scienza dei principi delle scienze. Questa è una definizione che noi troviamo nella tradizione platonica aristotelica, o in Aristotele la scienza delle prime cause che sono alla base del mondo. Io credo che questa definizione sia molto valida perché ci fa vedere la differenza della filosofia dalle singole scienze che trattano non tanto dei principi ma presuppongono questi principi per poi analizzare le conseguenze di questi principi nei dettagli. C'è una scienza che considera l'essere in quanto essere e le proprietà che gli competono in quanto tale. Essa non si identifica con nessuna delle scienze particolari. Infatti nessuna delle altre scienze considera l'essere in quanto essere in universale, ma dopo aver delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche di questa parte. Così fanno ad esempio le matematiche. Orbene, poiché ricerchiamo le cause e i principi supremi, dobbiamo ricercare le cause prime dell'essere in quanto essere. Per quanto riguarda le altre forme di conoscenza dalla quale la filosofia deve essere distinta, sicuramente essenziali sono la religione e la scienza. Perché da una parte la filosofia, come la religione, è interessata all'essenza dell'universo, a ciò che è la base del tutto, però tenta di avvicinarsi a questo fenomeno con un approccio razionale, non con un approccio mitico, un approccio che usa metafore, ma con un approccio possibilmente concettuale. Infatti questa è la distinzione che Hegel fa tra la filosofia e la religione, che la filosofia è la conoscenza dell'assoluto, come lui dice, cioè del tutto, nella base, nel medium del concetto, mentre la religione è questo nel medium della rappresentazione. La differenza tra filosofia e scienza è, come abbiamo appena detto, il fatto che la filosofia ha come meta il tutto in maniera concettuale, mentre le scienze si limitano a singoli aspetti della realtà analizzati in maniera concettuale. Per quanto riguarda ora il nome filosofia, esso vuol dire amore della sapienza. La filosofia ha da fare qualcosa con la sapienza, e con sapienza noi intendiamo di solito proprio il rapporto verso il tutto. Una persona sapiente, saggia, è una persona che sa dare alle cose nella propria vita il giusto significato, che non dà una assoluta importanza a cose relative e non trascura le cose di maggiore rilevanza rispetto a quelle di minore. Interessante è che la filosofia, nella tradizione socratico-platonica, viene distinta dalla sofia, dalla sapienza. Cioè, con ciò viene detto che noi la sapienza stessa non possiamo raggiungerla, ma che dobbiamo essere contenti, come dice Platone nel Fedro, a amare la sapienza. La sapienza è qualcosa di divino, la filosofia è qualcosa che anche gli uomini possono attenere. Amore si trova a mezza strada tra sapienza e ignoranza, e per questa ragione nessuno degli dei è filosofo o desidera diventare sapiente, che lo è già, né chi è già sapiente s'applica alla filosofia.
D'altra parte neppure gli ignoranti si danno a filosofare, né aspirano a diventare saggi. Chi sono allora, o Diotima, replicai, quelli che s'applicano alla filosofia, se escludi i sapienti e gli ignoranti? Ma lo vedrebbe anche un bambino, rispose, che sono quelli a mezza strada tra i due, e che amore è uno di questi. Poiché appunto la sapienza è sapienza delle cose più belle, ed amore è amore del bello, ne consegue necessariamente che amore è filosofo, e in quanto tale sta in mezzo tra il sapiente e l'ignorante. Come si giunge a questa separazione tra sofia e filosofia? Evidentemente questa ridimensione del concetto di filosofia in opposizione a sofia, a saggezza, è, come Heidegger ha bene detto nel suo saggio Che cos'è la filosofia, un risultato della crisi sofistica, che è stato il primo movimento di scetticismo, di relativismo nella storia della filosofia. Mentre per i presocratici anteriori, quello che noi chiamiamo filosofia viene chiamato ancora sofia. E sebbene già in Eraclito noi abbiamo in un frammento possibilmente spurio la parola filosofos, è chiaro che in lui il filosofos non è per niente opposto al saggio. Il filosofos è il saggio e la sofia, la saggezza, è ciò che interessa Eraclito. Più anticamente la filosofia si chiamava sapienza, e sapiente chi la professasse ed eccellesse nell'estrema cura dell'anima. Filosofo era colui che accoglie la sapienza. I sapienti si chiamavano anche sofisti, e non solo i sapienti, ma anche i poeti. Intorno ai sette sapienti si tramandano tali discorsi. Anassimene dice che tutti attesero alla poesia. Licearco afferma che non furono né sapienti né filosofi, ma uomini di senno pratico e legislatori. Le loro sentenze sono tramandate in modo discorde e sono attribuite ora all'uno, ora all'altro. Un posto importante nella formazione della Grecia classica è occupato dai sette sapienti. Che genere di sapienza è la loro? In cosa si differenzia dalla filosofia? I sette saggi sono figure molto rappresentative per ciò che accade all'inizio della filosofia greca, ed è importante distinguerli da filosofi veri e propri, cosa che dal resto fu già fatta dall'antichità. Se pensiamo a questo compendio di storia della filosofia che noi abbiamo in Diogene Laerzio, vediamo che già Diogene distingue i sette saggi dai filosofi veri e propri. Ai sette saggi appartengono molte persone, cioè più di sette nomi sono stati annoverati tra questi sette saggi, alcuni nomi ricorrono, per esempio Talete, che è anche un filosofo, e Solone. E nel caso di Solone noi vediamo perché i sette saggi non possono essere ritenuti filosofi nel senso stretto della parola. Solone era una persona di grande saggezza umana ed era un grandissimo legislatore, è uno degli uomini politici più importanti per lo sviluppo della Costituzione ateniese. Ma non è un filosofo nel senso che cerca di argomentare qual è l'essenza dell'universo. I sette saggi erano spesso persone di grande prudenza, di grande saggezza, di conoscenze politiche, che avevano certe intuizioni che noi dobbiamo rispettare nella nostra vita. Per esempio, una di queste sentenze attribuite ai sette saggi è conosci te stesso o niente in troppo. Ma questo non è ancora filosofia. Si è generalmente d'accordo sul fatto che la filosofia abbia origine in Grecia. Gli stessi antichi greci rivendicano un primato in tal senso. Perché proprio la Grecia si trova ad essere la culla della filosofia? Io credo che se uno spettatore di un altro pianeta vedesse una mappa del nostro globo, potrebbe dire a priori che la filosofia doveva svilupparsi nell'area mediterranea. Perché? Sicuramente non è un caso che le grandi culture, quella egiziana, quella mesopotamica, quella cinese, quella indiana, si sono sviluppate intorno a grandi fiumi. Però un passo ulteriore nello sviluppo dello spirito umano
si compie quando l'uomo conquista un nuovo elemento, e cioè il mare. Affidarsi al mare non solo presume conoscenze astronomiche, ma presume un cambio di mentalità, uno spirito avventuroso che non c'è nelle culture che sono limitate ad abitare la Terra. Ora, l'oceano è troppo difficile per essere navigato subito, ed è chiaro che la navigazione doveva svilupparsi in maniera sistematica per la prima volta in quel grande lago che è il nostro mare Mediterraneo. E sicuramente non è un caso che i greci in questa cultura abbiano fatto questo salto nella coscienza umana che necessariamente doveva portare alla filosofia. Non è un caso che la filosofia dei greci si è sviluppata in Ionia, a Mileto, in una città che aveva grandissimi rapporti commerciali con molti paesi e culture dell'Oriente. Anche in Egitto, per esempio, c'erano emporia milesi. E questo fa anche vedere che per lo sviluppo autonomo della cultura greca, influssi da parte delle altre grandi culture, la Mesopotamia e dall'Egitto, sono stati molto importanti. E la filosofia, per quanto riguarda le strutture strettamente sociali e politiche, presume sicuramente l'abbandono del mondo feudale, come viene ancora descritto nell'Iliade. Nell'Iliade ci sono dei poeti raccolti alle corti di alcuni principi, mentre nell'Odissea, nel secondo grande testimonio della vecchia cultura greca, abbiamo proprio il passaggio a una cultura più universale, ad una cultura che attraversa tutto il mare Mediterraneo. E nell'ambito di questa cultura, con lo sviluppo del commercio, della necessità di una conoscenza astronomica, abbiamo condizioni almeno necessarie, se non sufficienti, per lo sviluppo della filosofia. Pitagora di Samo, andato in Egitto e fattosi discepolo degli egiziani, portò per primo in Grecia tutta la filosofia. E più degli altri si prese cura dei sacrifici e delle cerimonie religiose, giudicando che se anche non avesse ricevuto per questo alcun bene dagli dei, avrebbe tuttavia conseguito gloria grandissima tra gli uomini. E così fu, perché la sua gloria superò di tanto quella degli altri uomini che i giovani tutti desideravano di diventare suoi discepoli e i vecchi preferivano che i loro figli stessero con lui piuttosto che si occupassero degli affari familiari. Né si può dubitare di questa tradizione, perché ancor oggi quelli che si vantano di essere suoi discepoli sono, anche se tacciono, più ammirati di quanti hanno conseguito con la parola fama grandissima.
Non è un caso che proprio nell'ambito della cultura greca e poi nella cultura occidentale, basandosi su quella greca, abbiamo uno sviluppo della razionalità scientifica. Per esempio, se paragoniamo la matematica degli egiziani e dei babilonesi con quella greca, scopriamo una importante differenza. Naturalmente anche i babilonesi e gli egiziani conoscevano già molti teoremi geometrici e aritmetici, però non li dimostravano. Mentre nello sviluppo della matematica greca abbiamo, per la prima volta nella storia dell'umanità, un tentativo di dimostrare rigorosamente che cosa viene detto. E questa attitudine di un rigore scientifico, il tentativo di dimostrare ciò che si dice, è sicuramente una peculiarità dello spirito greco paragonato con quello di altre culture. Però io credo che la filosofia greca, sebbene all'inizio dovesse allontanarsi dal mito e dalla religione, in un secondo passo dovette anche distinguersi dalla scienza. Cioè, secondo me, nella storia della filosofia greca dobbiamo distinguere il primo passo che accade quando la filosofia tenta di argomentare in maniera razionale, in maniera empirica, negando la validità di concezioni mitiche, e questo sembra accadere nella scuola di Mileto, con Talete, Anassimandro e Anassimene, mentre figure come per esempio Ferecide sono dei pensatori che ancora argomentano in maniera chiaramente mitica e metaforica. Dobbiamo dunque distinguere questo primo passo importante da un secondo passo, che secondo me appartiene con Parmenide, dove la filosofia si emancipa anche non solo dalla religione, ma da ogni tentativo di conoscenza empirica come ha alla base delle scienze. Qui la filosofia raggiunge il proprio soggetto, in quanto non parla più dell'acqua, non parla più dell'aria, non parla più dei numeri, cioè di entità che sono anche peculiari a singole scienze, a scienze fisiche, se vogliamo chiamarle in un senso antico, non moderno, a scienze matematiche, ma in quanto in Parmenide la filosofia analizza l'essere, e l'essere è un concetto meramente filosofico che non si trova nelle singole scienze. Bisogna che tutto tu sappia, e il cuore che non trema della ben rotonda verità, e le opinioni dei mortali in cui non c'è vera certezza. Orbene io ti dico, e tu dopo averlo ascoltato prendi cura del mio discorso, quali sole vie di ricerca siano pensabili. Quella che dice che l'essere è e che non è possibile che non sia, e questo è il cammino della persuasione che si accompagna alla verità. E quella che dice che non è e che è necessario che non sia. E questo io ti dico che è un sentiero inscrutabile. Né infatti potresti conoscere ciò che non è, non è infatti possibile, né dirlo. Lo stesso infatti è pensare e essere. Quando si può dire che è nata la filosofia? Quando e con chi è nato questo particolare atteggiamento dell'uomo verso il mondo? Vielleicht war es doch einige. Probabilmente deve pensare che ciò sia accaduto molto prima, migliaia di anni prima, quando cioè gli uomini impararono a fare uso del fuoco. I reperti di recenti scavi ci hanno mostrato che già 100.000 anni fa gli uomini sapevano accendere il fuoco. In quel momento, mi sembra, si origini la distinzione degli uomini da tutti gli esseri viventi. E sicuramente ciò coincide con l'inizio della comunicazione con mezzi simili al linguaggio. Aber Sie fragen natürlich nach den Griechen.
Ma lei naturalmente domanda dei greci, la cui cultura fiorisce più tardi, questo è vero. Wie man sagt, diese neue Entwicklung, die Griechenland. Si tratta infatti di considerare il nuovo sviluppo che la Grecia intraprese quando divenne su quel piccolo lembo dell'Europa una grande potenza commerciale. E sviluppò in molte piccole città una vita culturale autonoma. E ciò avvenne sulla costa dell'Asia Minore, soprattutto a Mileto. Lì si origina per la prima volta un pensiero a noi familiare, a inizio cioè la nostra tradizione. È il momento in cui si verifica un grande avvenimento, l'adozione della scrittura in lettere che si impose nell'VIII secolo avanti Cristo. La scrittura in lettere rappresenta una delle grandissime conquiste per la facoltà di astrazione della mente umana. Ordinare delle raffigurazioni una accanto all'altra per comunicare qualcosa, come facevano i cinesi con i loro ideogrammi, è ancora comprensibile. Ma il fatto che si cominciasse a far uso di simboli astratti per la comunicazione, ciò mi sembra un notevole passo avanti, più grande che non l'invenzione del computer per la nostra epoca. In che senso la nascita della filosofia è un passaggio dal mitos al logos, cioè dalla spiegazione mitica all'indagine razionale? Mythos als epos heißt das mündlich gesprochene Wort der Dichtung, der homerischen Dichtung. Il mito come epos indica la parola detta della poesia. La parola della poesia è omerica, di quella esiodea. La parola che la voce pronuncia è un pubblico che circonda il cantore dell'epos ascolta. La declamazione a voce caratterizza il mito e lo differenzia dalla nascente scienza dei greci. Nel mito tutto è fluttuante, tutto si trasforma. In particolar modo, gli dèi si trasformano continuamente. In questo flusso del mitico racconto e ascolto, la scienza, tramite l'uso della lettera e della scrittura, fa il suo ingresso come osservazione di ciò che è. La lettera dell'alfabeto greco, inoltre, è usata come segno numerico, vale a dire come strumento di commutazione. Così nel VII e VI secolo nasce ciò che noi chiamiamo la scienza europea. Essa dipende dall'uso della scrittura e nasce come istoria, cioè come notizia che si ha dell'individuale, e come matesis, cioè come calcolo e spiegazione di ciò che è stato osservato e raccolto, secondo determinate proporzioni che vengono chiamate logoi. Qual è la connessione tra la nascita della filosofia e la città greca, la polis? In altri termini, poteva nascere la filosofia in un mondo solo contadino e rurale? Sicherlich ist die Geschichte der Entstehung der Philosophie auf Ängste damit verknüpft. Certamente la storia della nascita della filosofia è strettamente legata al fatto che le città, e non le corti principesche dell'epoca arcaica che si rispecchiavano nell'epos omerico, divennero l'istituzione effettivamente portante della vita sociale.
Si diffuse così una nuova forma di vita pubblica, uno scambio che noi, gente del nord, io provengo dal nord Esperio, ascoltiamo sempre con meraviglia. Alludo all'incessante brusio di voci nelle strade e nei mercati del mondo del sud. In questa atmosfera si è sviluppata in effetti un'enorme abilità oratoria e un'incredibile gioia della parola. La filosofia greca non è affatto pensabile senza la dimensione pubblica della vita associata. Infatti, una gran parte della filosofia e della retorica proviene, come è noto, proprio dalle città della Magna Grecia, cioè dalla Sicilia, dall'Italia meridionale. Atene rappresenta il fiorire tardo, anche se molto istruttivo, del sapere e del pensiero, dell'arte e della cultura. La maggior parte di coloro che primi filosofarono pensò che principi di tutte le cose fossero solo quelli materiali. Talete, iniziatore di questo tipo di filosofia, dice che quel principio è l'acqua, desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è l'umido e dal fatto che i semi di tutte le cose hanno una natura umida e l'acqua è il principio della natura delle cose umide. Si è soliti fare iniziare la storia della filosofia con Talete di Mileto. Per quale ragione? Sì, già Aristotele dice nella Metafisica che Talete era il primo che cominciò un certo tipo di filosofia. Ed infatti Talete è, come anche Anassimandro e Anassimene, di Mileto, un centro del commercio greco, una città vicina alle altre culture orientali. Talete sembra avere come primo tentato di rispondere alla domanda: che cos'è il principio? Ora, naturalmente, noi nel nostro approccio ai presocratici siamo fortemente influenzati da Aristotele e da tutta la dossografia post-aristotelica, che vede la storia della filosofia presocratica con categorie aristoteliche. Ed infatti non c'è dubbio che Talete non abbia usato ancora la parola arché, la parola principio. Non può averla ancora usata. Ma almeno sembra che Talete abbia tentato di ridurre la pluralità dei fenomeni quali ci appaiono a qualcosa di unitario. E questa è una figura profondamente filosofica. Nietzsche, nel suo saggio sulla filosofia nell'epoca tragica dei greci, ha detto che proprio qui si dimostra il tentativo filosofico di Talete, che la pluralità viene ridotta ad un principio ed in questa maniera, sebbene implicitamente, viene già anticipato l'idea essenziale che il tutto è uno, che c'è una base del tutto. Anche se, ripeto, queste riflessioni, è per noi molto difficile tentare di ricostruire ciò che questi filosofi hanno veramente detto, perché abbiamo nessun frammento diretto di Talete, abbiamo solo dei discorsi della dossografia, però mi sembra probabile che già in Talete c'è questo tentativo di arrivare ad un principio della realtà, dato che il suo allievo Anassimandro sviluppa una teoria basata intorno ad un concetto molto astratto, cioè il concetto di aperon, di infinito. E secondo me un tale concetto non poteva essere sviluppato se non prima di lui ci fosse già stata una qualche riflessione sul principio. Principio delle cose che sono è l'infinito. Donde le cose hanno nascimento, ivi si dissolvono secondo necessità.
Pagano infatti la pena e scontano reciprocamente la colpa commessa, secondo l'ordine del tempo. La filosofia dei primi pensatori greci è descritta come ricerca del principio, dell'archè. Può spiegare l'importanza di questo concetto? Anzitutto, ex arches naturalmente sta a significare inizio, principio. Indica ciò che è il primo di tutto. In Esiodo, il primo è il caos. Dopodiché appare subito, insieme al caos, ciò che per tutti noi è il più familiare e il più prossimo. Gea, la terra. Alla terra si affianca l'altrettanto familiare cielo. E insieme i due generano le varie divinità, simboleggianti i poteri di ciò che è. Archè, dunque, è il primo di tutto. E questo, in Esiodo, comporta già il dominio dell'uno, vale a dire di Zeus, il più forte tra gli dèi. Archè ha dunque come secondo significato quello del potere, del dominio. In greco Kratos. Archè e Kratos. Zeus è il più forte, il più potente degli dèi. Secondo me, questo significato originario si amplia però nel confronto e nella polemica che è inizio tra le diverse scuole filosofiche nelle diverse città. Il significato fondamentale di Archè, come lo intendo io, non è quello di ciò che è il primo di tutto, bensì quello di ciò che sta più al fondo di tutto. Credo sia possibile ricollegare questo significato al più antico logos della filosofia greca, come lo chiama Aristotele nel primo libro della Metafisica, e cioè al logos, alla dottrina di Talete. La terra sta sopra l'acqua. La terra, familiare e prossima, ha qualcosa nel profondo, al fondamento, che dà l'essere alla terra stessa. E questo fondamento, ciò che sta più al fondo di tutto, Talete lo chiama acqua. Nel contesto del linguaggio epico, tale denominazione è chiaramente un adattamento o una traduzione dell'affermazione epica di Omero, secondo la quale Okeanos è il più antico degli dèi. La genesi del tutto ha origine dall'acqua. In seguito si hanno le contrapposizioni, quella di Anassimene, secondo la quale l'archè di tutto è l'aria, e quella di Eraclito, secondo la quale l'archè di tutto è il fuoco. Quest'ordine del mondo, che è lo stesso per tutti, non lo fece né uno degli dèi né uno degli uomini, ma è sempre stato ed è e sarà fuoco vivo in eterno, che al tempo dovuto si accende e al tempo dovuto si spegne. Che cosa vogliono dire queste dottrine? Io penso che si debba partire anche qui dalla caratteristica forma linguistica in cui tali dottrine ci vengono incontro. Ovviamente l'acqua non sta per se stessa, ma come l'esperienza dell'umido è sempre già collegata a quella opposta dell'arido. Il mare ha il suo lato opposto, il suo polo opposto, la terraferma. Terraferma e mare, questi sono già in Omero denominazione di ciò che è esperibile per i mortali. Altrettanto vale per il fuoco, il caldo, al quale si contrappone sempre già il freddo. Ciò che è importante sono i passaggi tra l'umido e l'arido, terraferma e mare, tra il caldo e il freddo. Questo vuol dire che l'originaria esperienza dell'essere dei greci, i quali hanno segnato profondamente il nostro pensiero, non conosce quel mondo che c'era diventato familiare, a cominciare da Aristotele, per quasi 2000 anni di scienza. Un mondo che consiste di cose che hanno delle qualità, cose che noi esperiamo attraverso i sensi, per fissarle poi mediante il nostro pensiero come cose per sé esistenti, che chiamiamo sostanza.
in greco usia. Questo mondo naturale, a noi familiare, consistente di cose, non è l'esperienza del pensiero degli inizi greci. Il pensiero degli inizi greci non sa della divisione del mondo come intero in atomi oppure in elementi. Anche di questo non si parla. Agli inizi si parla solo di forze, ma forse bisognerebbe più correttamente dire di campi di forze, poiché tra il caldo e il freddo vi sono sempre stadi intermedi, passaggi. Ciò è evidente per gli abitanti del Mediterraneo, nell'alternarsi delle stagioni. Vi è sempre un flusso dal caldo verso il freddo, e lo stesso avviene per l'umido e per l'arido. In una parola, l'esperienza iniziale del pensiero prende le mosse da ciò che primariamente si presenta all'esperienza dell'uomo, da ciò che gli si manifesta. Nietzsche osserva giustamente che i primi pensatori, ionici ed italici, si distinguono dalla tradizione epica dei rapsodi, dalla conoscenza tradizionale del sapere e dagli scienziati, cioè dai geografi e storiografi, per il fatto che essi si meravigliano del più quotidiano di tutti i fenomeni. Il fenomeno più quotidiano è per noi il divenire, il fatto che le cose cambiano, che esistono sempre cose nuove, che noi stessi ci trasformiamo e, ciò nonostante, ci riconosciamo sempre come identici. Infatti, l'inizio della filosofia occidentale sta nello stupore davanti alla constatazione più quotidiana di tutte, e cioè che vi è il tempo e nel tempo l'essere. Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia. Mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco, giunsero a problemi maggiori. Per esempio, quelli riguardanti i fenomeni della Luna e quelli del Sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'universo intero. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia, riconosce di non sapere. Ed è per questo che anche colui che ama il mito è in un certo qual modo filosofo. Il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Così che, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. È evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa. Ed è anzi evidente che questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera. Essa sola, infatti, è fine a se stessa. Qual è il vero significato del termine filosofia? Der Ausdruck Philosophie. Il nostro uso del termine filosofia si riferisce in verità all'età moderna, la quale si caratterizza con l'affermarsi della scienza del XVII secolo che si affianca al sapere complessivo dell'uomo. Nella storia del pensiero, l'uso del termine filosofia si caratterizza come eccezione non presso i greci in generale, ma con Platone in particolare, in quanto egli ha sottolineato che non è il sapere, ma l'anelito al sapere a distinguere l'uomo. I greci hanno posto il loro ideale nel Sophos, il sapiente, e Platone ha rilevato come il sapiente sia più di quanto gli uomini possano aspettarsi da se stessi. Gli uomini sono sempre soltanto in cammino verso la verità. Tale ideale era particolarmente adatto a collegarsi con la fede nel progresso che distingue la ricerca moderna.
È molto interessante considerare come una cultura veramente equilibrata non creda in un progresso illimitato, ma nel mantenimento del proprio ordinamento. Quando le abbiamo chiesto di parlarci del differenziarsi della scienza e della filosofia, lei ci ha dato una risposta che riguardava soprattutto la scienza. Ci dice ora quando si sono differenziate? Penso che si possa dare una chiara risposta. Ciò avvenne con la domanda di Socrate. Cicerone disse che fu Socrate a distogliere la filosofia dal cielo, cioè dall'astronomia, dalla contemplazione della natura e a riportarla in mezzo agli uomini. E ciò con la domanda: che cosa è bene per noi uomini nel nostro agire? Questo mi sembra l'inizio di quella distinzione dell'atteggiamento teorico dalla sfera in cui è in questione che cosa dobbiamo fare e che cosa non dobbiamo fare per poter costruire una vita secondo ragione, una vita felice e buona. Perché io null'altro faccio che andare attorno e persuadere voi, giovani e vecchi, a non curarvi né del corpo né degli averi, prima e più che dell'anima, sicché ella diventi perfetta quanto è possibile, ammonendovi che virtù non deriva da ricchezza, ma le ricchezze e tutti gli altri beni, nella vita privata e nella pubblica, derivano agli uomini dalla virtù. La forma di pensiero occidentale oggi è dominante. Secondo lei, questo è dovuto solo allo sviluppo della tecnica, oppure anche al fatto che nel pensiero occidentale si è affermata la riflessione filosofica? Sicherlich ist es eine geistige Entscheidung. Certamente la decisione sul destino umano e con ciò il predominio della civilizzazione occidentale è stata una decisione a favore dello spirito scientifico. Certamente ai greci che dobbiamo la matematica e le dimostrazioni delle verità matematiche. L'idea di dimostrazione non esisteva in nessun'altra cultura. Quest'idea si è sviluppata solo con i greci ed è stata ripresa e posta su nuove basi nel XVII secolo, nell'età moderna. In questo senso i greci sono gli avi della nostra civiltà. Per fortuna però i greci non posero soltanto le basi della scienza, poiché essi avevano allo stesso tempo anche un forte senso dell'umanità, della felicità e della gioia della vita. E anche in questo possiamo imparare nuovamente da loro. La passione teoretica dell'uomo e l'uso della nostra ragione nella vita pratica non sono in fondo cose diverse. Entrambe presuppongono facoltà originarie dell'uomo, di cui una è quella per cui si pongono domande che non esigono risposte immediate, per le quali invece è necessario cercare la risposta. Questo è il significato del termine ricerca. Indispensabile nella vita pratica non meno che in quella teoretica. Ogni essere umano che agisce ricerca i mezzi adatti per raggiungere i suoi scopi. La ragione pratica e quella teoretica sono dunque un'identica ragione, alla cui base c'è quella facoltà originaria dell'uomo per la quale egli si distanzia dagli stimoli immediati del mondo
per tendere al futuro. Questo è saper domandare. Di tutte, la ricerca più bella è proprio questa. Indagare quale debba essere l'uomo, cosa l'uomo debba fare e fino a quale termine, sia da giovane sia da vecchio.